Ora è a rischio anche il carnevale. A Viareggio il comune, che rischia il dissesto, annuncia che non ci sono i soldi per l'edizione 2015 della manifestazione. Appello di Pasquinucci alle istituzioni. Eccesso di velocità, valanga di multe elevate dalla polizia stradale nel corso della settimana scorsa. Ritirate 9 patenti per guida in stato di ebbrezza. Incidente di Pasqua, nuovi controlli della Polizia Municipale di Capannori sul luogo dello scontro in cui ha perso la vita un 79enne di Antraccoli. In mostra i progetti delle mura urbane, a Palazzo Guidiccioni apre l'esposizione dedicata agli antichi documenti riguardanti la cerchia muraria. In mostra anche un'enorme mappa della Repubblica Lucchese mai esposta al pubblico. Lo sport, Lucchese alternativa contro il Forcoli, Pagliuca, che rientra in panchina dopo ben 6 giornate, adotterà un robusto turnover. Fuori Aliboni, Calistri e Chianese, spazio a Gialdini, Biagini e Rajcevic. Ghiotte sorprese nella pool scudetto, risultati clamorosi in gara 1 dei quarti di finale, perdono Alimac Forte dei Marmi, CGC Viareggio ed anche Valdagno, vince solo il Breganze, sabato sera gara 2. Samurai in piazza, che spettacolo! La società del maestro Lombardi ha organizzato uno splendido quadrangolare che ha visto il successo della forte Germania su Campania, Toscana ed Umbria. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Quindi la grave crisi economica attraversata dall'amministrazione comunale di Viareggio mette a rischio anche la prossima edizione del Carnevale. Questa è la notizia rimbalzata dalla Versilia nelle prime ore di questa giornata. Il Comune ha ammesso che al momento non ci sono i finanziamenti per assicurare la manifestazione, il corretto svolgimento della manifestazione anche per il prossimo anno. Ma facciamo il quadro della situazione con questo servizio. Con il sindaco Betti volato a Bruxelles per discutere di sicurezza ferroviaria, tocca alla vice Chiara Romanini il compito di dare risposte sul tema della crisi delle casse comunali, che per la prima volta dal dopoguerra mette davvero in dubbio la prossima edizione del Carnevale di Viareggio. L'amministrazione è in attesa della sentenza del Ministero dell'Economia, dopo gli accertamenti condotti dagli ispettori nei giorni scorsi sui conti del Comune. La Giunta sta chiedendo aiuto a tutti, alla Regione, ai parlamentari e all'Europa, ma la prospettiva di un nuovo commissariamento è sempre più vicina. La vice sindaco Romanini però cerca di far capire che il Comune ce la sta mettendo tutta. Stiamo lavorando a piani di risanamento grazie all'assessore Bertoli e a tutto lo staff della ragioneria, che ringrazio perché fanno veramente i lavori dalle 24 ore, e stiamo cercando di trovare delle soluzioni per dare a Viareggio il lustro che si merita e non andare nel nero più bigio totale. Il rischio però che saltino o vengano drasticamente ridimensionate le prossime edizioni del Festival Pucciniano e del Carnevale ormai è reale. Ad oggi il Comune non è in grado di prevedere se e quanto potrà sborsare, in particolare per Burlamacco nel 2015. Ma anche su questo fronte la vice sindaco dice che il Comune si sta muovendo. Dobbiamo rivedere il contributo del Comune al Carnevale, ma questo non vuol dire che il Comune è fermo in attesa di notizie negative. Siamo in moto su Roma, siamo in moto su Bruxelles, siamo in moto sulla Regione, siamo in moto verso il privato in collaborazione continua con la Fondazione Carnevale, in collaborazione con i carristi, un'informazione perenne che si muove di giorno in giorno per dare delle soluzioni. Sul Carnevale anche il sindaco Betti si fa sentire con una lettera aperta. Scordiamoci le sfilate dei tempi delle vacche grasse, scrive il primo cittadino, che prospetta la riduzione del numero dei carri e la caccia ai soldi degli sponsor privati. Il sindaco propone anche la convocazione di un grande meeting che coinvolga tutta la città, allo scopo di raccogliere le idee per rilanciare il carnevale. Per il presidente della Fondazione Pasquinucci, i trionfi della scorsa edizione sembrano già lontani anni luce. Pasquinucci ha lanciato un appello alle istituzioni, alla classe politica, alle categorie ed agli imprenditori per salvare la manifestazione. Vedremo come andrà a finire. Rimaniamo a Viareggio per un'altra notizia di tutt'altro genere. Sono state fissate le date per il processo per la morte di Daniele Franceschi.
Il viareggino scomparso nel carcere di Grasse in Francia nel 2010 in circostanze mai del tutto chiarite. Il dibattimento si svolgerà il 17 e 18 settembre presso il Tribunale Correzionale di Grasse. Ad annunciarlo sono stati i legali della famiglia di Daniele Franceschi, gli avvocati Aldo Lasagna e Maria Grazia Mennozzi. Gli imputati con l'accusa di omicidio colposo sono il medico del carcere di Grasse e due infermieri. Andiamo a Lucca, lutto nel mondo della politica per l'improvvisa scomparsa di Francesco Giuntoli, 63 anni, segretario di Rifondazione Comunista a Lucca, una delle personalità storiche della sinistra lucchese. Giuntoli, oltre che impegnato in politica, era anche maestro elementare e da tempo soffriva di problemi cardiaci. Tanti messaggi di cordoglio, tra i quali quello del sindaco di Lucca Tambellini e del presidente della provincia Stefano Baccelli. Adesso andiamo alla cronaca. Controlli in grande stile della Polizia Stradale nei giorni scorsi, nel periodo di Pasqua, per assicurare la sicurezza sulle strade. Vediamo i risultati che sono stati raggiunti. Controlli a tappeto della Polizia Stradale di Lucca sulle strade nel corso della settimana di Pasqua, con una valanga di contravvenzioni e molte patenti ritirate. Il comando provinciale della Polstrada ha reso noto il bilancio delle operazioni tra il 14 ed il 21 aprile. Complessivamente sono stati controllati 643 veicoli e 739 persone. 156 automobilisti sono stati sottoposti al controllo dell'etilometro. Ritirate complessivamente 27 patenti, 18 per infrazioni al codice della strada e 9 per guida in stato di ebbrezza. Le 9 persone sorprese ubriache al volante, 7 uomini e 2 donne, hanno in maggioranza un'età inferiore ai 32 anni. Uno è un neopatentato. Sono stati tutti denunciati. La Polizia Stradale, nel corso dei 7 giorni presi in esame, ha elevato ben 233 contravvenzioni, sempre per infrazioni al codice stradale. 153 gli automobilisti multati per eccesso di velocità, 16 le contravvenzioni per mancata revisione del veicolo. I controlli sulle strade saranno intensificati anche nel corso del ponte del 25 aprile. A Viareggio, ignoti la notte scorsa hanno infranto il vetro della porta del negozio Pantafolandia in via Regia e si sono introdotti all'interno portando via i soldi che erano contenuti nel fondo cassa, circa 90 euro, e poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La scoperta è stata fatta dai proprietari del negozio questa mattina quando sono andati ad aprire l'esercizio. Torniamo nella piana di Lucca perché oggi ci sono stati nuovi controlli, nuovi rilievi da parte della Polizia Municipale sul luogo dell'incidente mortale che si è verificato a Pasqua, nel giorno di Pasqua, alla rotatoria di Antraccoli. La Polizia Municipale di Capannori è tornata ad effettuare rilievi sul luogo dell'incidente mortale verificatosi alla rotatoria di Antraccoli il giorno di Pasqua. Nello scontro ha perso la vita il 79enne Giuseppe Panelli, residente proprio ad Antraccoli e conosciuto con il soprannome di Boccino. La Procura di Lucca ha infatti disposto ulteriori accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente tra la Matiz, guidata dal pensionato che stava per immettersi sulla via di Capannori, e il SUV Honda diretto invece verso Tassignano, a bordo del quale si trovava una famiglia di Pescaglia. Un impatto tremendo con le due auto che sono poi finite nel fossato a margine della carreggiata. La Procura vuole chiarire le esatte responsabilità dello scontro. Giuseppe Panelli era stato dipendente della Assidoman Nottoli ed era tra gli organizzatori della locale sagra del Pioppino. Era molto conosciuto anche perché era stato allenatore e dirigente della squadra di calcio dell'Antraccoli. Lascia la moglie e due figli. Adesso andiamo a Lucca per vedere le immagini in anteprima della mostra allestita a Palazzo Guidiccioni sui progetti antichi relativi alla realizzazione delle mura di Lucca e sulla Repubblica Lucchese. Le sale di Palazzo Guidiccioni, sede dell'Archivio di Stato di Lucca, ospitano dal 24 aprile al 28 giugno la mostra dal titolo «Tenersi al vecchio più che si possa», dedicata alla documentazione dei progetti e dei disegni riguardanti i lavori di fortificazione della città, nonché sul governo dell'antico Stato cittadino e del suo territorio.
pezzo fondamentale che varrebbe da solo l'allestimento di una mostra, l'enorme mappa riportante la cartografia del dominio lucchese è risalente al 1744, mai esposta al pubblico dopo la caduta della Repubblica. Tra gli altri pezzi inediti, due quadri, uno raffigurante San Paolino davanti alle mura cittadine, l'altro un ritratto di Jacopo Bernardini, con in mano i progetti della cinta muraria. Molte le testimonianze documentali dei lavori della nuova fortificazione, che si protrassero per più di un secolo e che videro crescere le nuove mura su quelle esistenti, in modo da tenersi al vecchio più che si possa, come dichiarato da uno degli architetti del tempo. Spazio anche alla documentazione riguardante altre città che nello stesso periodo decisero di rafforzare le proprie fortificazioni. Abbiamo scelto di dare un taglio non solo locale alla mostra, ma di esporre delle testimonianze anche di altre realtà che hanno conosciuto la fase delle fortificazioni cinquecentesche. Per quanto riguarda i pezzi più importanti è difficile scegliere, ma sicuramente direi che il più affascinante è questa carta alle mie spalle, che non è stata mai più esposta dopo la caduta della Repubblica Lucchese. Basterebbe da sola per giustificare una mostra, a mio parere. La mostra si inserisce nel programma delle manifestazioni che il Comune ha organizzato in occasione del 500° anniversario delle mura. Una notizia che arriva dalla Garfagnana: la Filcams CGL ha indetto lo stato di agitazione del personale della farmacia Lemmi di Castelnuovo dopo la richiesta di un concordato liquidatorio avanzata dalla società. Presentato presso la sede del CESVOT, il programma della prima notte del lavoro narrato, l'iniziativa che vedrà nella sera del 30 aprile Piazza San Francesco palcoscenico per racconti e pensieri sul lavoro. Si svolgerà la sera del 30 aprile in Piazza San Francesco la notte del lavoro narrato, l'iniziativa nazionale promossa dalle associazioni Città delle Donne e Compartecipo. Una notte fatta di recitazioni e scambi di esperienze, il tutto dedicato al lavoro e in preparazione alla festa del 1° maggio. La serata sarà articolata in tre filoni narrativi: il primo lavoro, il lavoro immaginato e per ultimo senza lavoro. Tutti coloro che volessero aderire possono scrivere un testo di 1500 battute o produrre un video di non più di 2 minuti, da inviare entro il 28 aprile alla pagina Facebook dell'iniziativa o alle email delle associazioni. Un tema, quello del lavoro, particolarmente delicato in questo periodo di grossa crisi. Abbiamo scelto di raccontare il lavoro come lavoro immaginato per i giovani che immaginano un loro lavoro, come lavoro acquisito per chi ce l'ha e anche come lavoro senza lavoro per chi appunto l'ha perso. È un momento di riflessione sul tema del lavoro, che è sicuramente la questione più scottante del momento. Ad animare la serata ci sarà anche la musica dal vivo di una band lucchese che accompagnerà ed intervallerà le letture dei testi. Anche la musica dei leggendari Chic al Summer Festival di Lucca. Il 15 luglio si esibirà infatti in piazza Napoleone il chitarrista Nile Rodgers, la mente del celebre gruppo degli anni 70 che produsse successi internazionali quali Le Freak, prevendita da domani. Ed è diventata una moda planetaria quella della realizzazione di video sulle note del fenomeno musicale del momento, la canzone Happy di Pharrell Williams, moda che è arrivata anche a Lucca, lo state vedendo, il video è realizzato e visibile su YouTube, coinvolge i luoghi e tante persone della città ed è stato prodotto dall'agenzia web Corilla con il patrocinio del Comune di Lucca. Lo potrete vedere in versione integrale, dura 4 minuti, nella terza parte del TG Noi. E intanto finisce qui la prima parte del nostro telegiornale, dopo la pubblicità la linea passa allo sport.